Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Norella e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Prima di cominciare, vorrei ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli altri video. E adesso, divertiamoci! Nello scorso episodio, Selina, durante una giornata in palestra, è venuta a conoscenza di un'app per incontri, consigliata dalle sue amiche. Chissà se le sarà utile per tirarsi un po' su di morale dopo il divorzio. Eccomi tornata. Scusate, vado un attimo nella mia stanza perché ho qualcosa da sbrigare. Questa è la stanza di quando ero piccina. Dov'è? Questa qui. Tenera. I genitori hanno lasciato tutto com'era. Questa era la stanza degli ospiti. Cioè, era la sua stanza, però poi dopo è diventata la stanza degli ospiti. Allora, siediti. E vediamo questa. Allora, appuntamento specifico, appuntamento con uomini. Facciamo appuntamento con uomini, va. Oh, wow! E tu chi sei? Beh, direi di approfittarne. Ma subito così diretto, andiamo in un bar, va? Entriamo subito dentro, che fa freddo. Ehi, ragazzuolo, vieni, dai. Allora, presentazione allegra. Ciao, io sono Selina. E tu chi sei? Ah, ecco, praticamente già ti ha detto che è divorziata. Ho messo subito le cose in chiaro, Selina. Beh, ci sono tanti uomini nel mondo. La vita è così bella. E poi dopo l'inverno viene sempre l'estate. Allora, spostiamoci da qua che c'è questa che dà un po' fastidio. Vieni qui, per favore. Ma no. Allora, tu te ne vai. Flubagorg Frieza, Pinoy, Nostaish, Crookie Artoon, Mamma mia, è stata proprio fortunata, Selina, eh? Lui è Pierre Nobi, Graff. Yebu, Ah, è un paparazzo. Non ho mai Bluido, capito. ho ho, Jacopo, proprio Andrea. adesso! No, non rispondo! Mamma mia, certo che con questo stato d'animo, non è il momento migliore per uscire con un uomo, no? Allora, vediamo a che punto siamo. Complimenti per l'aspetto. Allora, cerchiamo di sistemare un po' qui le cose, eh? Romantico. Complimento deprimente. Mamma mia, questa non ce la farà mai con Pierre. Andiamo a flirtare. Che vi devo dire? Provaci, Selina. Però non ci sta, eh? Dobbiamo dirlo. Barbamol!
Oddio, perché? No! Che è successo? Perché? Perché la picchia? Madonna, che figura! Ma perché la picchia? Signora Cramp il Bottom, perché? Ancora? No, basta! Che tu che fai? Ne vai? Digli qualcosa! Ma che vai da un'altra? Ma per favore, certo sta appuntamento sta diventando una tragedia. Ma non è, però sta, cioè, con questo morale è proprio un disastro. Siediti però, Selina. Però Xingra? In Bow. Faloni furnished shoes. Vabbè, preferisci stare in piedi. Non mi piace la musica blues a noi. E si alza. Di nuovo? No, ancora! Basta! Ma manda via! Insomma! Dai, rallegra! Dunque, lui è vivace! Ma scusate che è vivace! Non puoi piangere per la separazione adesso! Beh sì, che un gran figo si vede, eh! È molto charme! Mi piace molto, Pier! Selina, vieni qua. Però sono contenta che lui ci sta, ma vediamo un attimo che impressioni hanno avuto. Uno, wow! Prima impressione cotta! A lei gli piace! E poi lo trovo interessante. Scusate, No, Agnes, lasciamolo stare. Lui, come l'ha trovata? Ah, lui pensa che è responsabile. Ma lei si è presa un po' una cotta, wow! Bellissimo. Lui dice, mamma mia, questa però sta a pezzi, sta. Questo che vuole. Sì, imbarazzante, perché? No, Selina, così non va bene però, Ce la devi fare. È carino e tu ce la devi fare, Selina. Sei bella come il sole e ce la devi fare. Chissà se riuscirà a baciarlo. Lui la vede abbastanza male come cosa. Ogni tanto si lamenta. Adesso dove vai? Oh, brava, prenditi qualcosa da mangiare. Chiediamo il colore preferito. Ti piace il verde? Come i miei capelli? Ecco, gli piace l'arancione. E vabbè, e la prossima volta fatti i capelli arancioni. Mi trovi interessante? Wow, ha detto che la trova interessante. Sì, perché devi chiedere. Ok. Io direi che questo appuntamento, che lui fa ginnastica, va bene, si può concludere qui. Anche se non mi sembra che lei sia molto, guarda che faccia. Dice, madonna, ma questo sta a fare le flessioni invece di parlare con me? E quest'altro che fa? Ci prova?
Che fai? Lo so. È fatto così il ragazzo. Pierre, purtroppo. E va bene. Ragazzi, io direi di far terminare questo appuntamento qui. Beck and I. Ecco. Alice mi va proprio, sì, ok. Lo so, ci vuole pazienza, va bene, va, tornatene a casa pure tu. Ciao, è stato un piacere conoscerti. Complottista? Oz. Va bene. Ok ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Chissà come andrà, se continuerà a vedere Pierre. Non lo scopriremo la prossima volta. Vi mando un bacio. Ciao ciao.